Buonasera dal gruppo degli artisti Spini. Ci troviamo al Castello Marchionale di Taurasi in compagnia dell'artista Stefania Sullo per una mostra dal titolo Il volto è nudo, e lei ci racconterà, ci descriverà un po' il significato di questa mostra e un po' tutte le varie opere. Buonasera. Dunque, la tematica del volto in nudo nasce dal desiderio di rappresentare attraverso varie modalità di rappresentazione dei volti ciò che in realtà, insomma, va in qualche modo a condividere l'animo dell'essere umano. Pertanto, il volto in nudo si distingue in due sottosezioni, di cui la prima è la vulnerabilità e l'altra invece è l'espressione dell'epifania. Io in questo scenario, in questa location, ho preferito collocare la sezione della vulnerabilità proprio perché meglio si prestava l'ambiente a poter rappresentare l'essere umano che maggiormente invece esprime il senso del disagio. Questo è infatti ferita quest'opera e che, come potete anche osservare, è sicuramente molto esplicita, per cui ferita viene rappresentata attraverso anche dei segni, dei tagli che vanno a staccare il volto, che però è mantenuto insieme da questi fili molto sottili che legano comunque l'essere umano e che comunque, insomma, vanno a ricordare la dignità dell'uomo. Quest'opera invece è manifestazione e viene a indicare ciò che è la difficoltà nei rapporti umani, quindi una prima immagine che è simbolo universale dell'umanità è l'immagine retrostante, quasi chemioterapica, quindi sofferente, l'indifferenza della prima che gira gli occhi, volge lo sguardo verso il lato opposto e che in qualche modo resta collegata dai fili sottili che però sono talmente delicati che potrebbero comunque. Spezzarsi da un momento all'altro. Esattamente. Questa è l'affidabilità, quindi il discorso continua. L'essere umano si affida all'altro, ma in questo stato di abbandono vede l'indifferenza dalla sagoma retrostante. Quindi il rapporto umano che in qualche modo, insomma, racconta un po' nei secoli. In verità io ricordavo anche in questo modo un po' il discorso dei campi di concentramento di Auschwitz e quindi il disagio e la sofferenza. Però, per fortuna, dall'altra parte ho voluto illuminare quella che è la luce della speranza con questa opera, che quindi come il vaso di Pandora, ecco, appare ed è l'ultimo dei mali che rimane poi nel vaso, mentre i mali vengono distribuiti sulla terra. Questa è lieta, l'ultima in ordine proprio cronologico, perché, e quindi è, insomma, attraverso questa serenità, questa luce, questo fiore, questo iris, esprime finalmente la gioia che, insomma, ambita. Nel piano superiore invece ho collocato tutta la sezione che riguarda, grosso modo, la sezione dell'Epifania. Quindi i volti con espressioni più dolci, con epifanici, perché epifanici? Perché l'epifania è qualcosa che arriva dall'alto, non è una gioia in assoluto, ma piuttosto un'apparizione. L'epifania arriva appunto dall'alto e appare ed è un desiderio. E ci troviamo al piano superiore, dove Stefania Sullo ci continuerà a raccontare un po' tutta la mostra. Bene, quest'opera è consapevolezza. E la consapevolezza di ciò che in realtà già nello stato embrionale, perché è un fanciullo, un bambino, riguarda quello che è un po' il dramma della vita e della morte, no? Quindi epifania e vulnerabilità, e quindi subito adiacente abbiamo rivelazione, per ricollegarci al discorso della presenza venuta dall'alto. Quindi in rivelazione abbiamo ben chiaro, no, questa parte superiore dell'opera che è staccata, quindi è un dittico, rispetto a quella inferiore, dove c'è una natura quasi minacciosa, che però per fortuna viene
risollevata da questa immagine iconica bizantina, quindi molto spirituale, anche se naturalmente tradotta in chiave moderna, e che ci riporta insomma alla gioia. Subito in contrasto, così come nella realtà, così come nella vita, la natura in questo caso diventa assolutamente minacciosa, come Kant, quindi l'immensamente grande che ti aggredisce. E quindi questa natura, da un lato, che la roccia, realizzata con una resina tecnica mista, e dall'altro con questi rami che però non sono sereni come nell'altro dipinto in manifestazione, ma sembra quasi come se fosse dei neuroni troppo accesi. Quasi come se fosse, sì, una esplosione neuronale, soprattutto nella parte sinistra del volto. L'altro cerca di difendersi, quindi rimane composto e dignitoso, e invece in manifestazione abbiamo praticamente questa compostezza, questa serenità, questa dimensione sovrannaturale, surreale, se vogliamo poi insomma anche avvicinarsi a uno stile pittorico dove raggiunge il massimo dell'espressione. Questa è invece Epifania, ed è proprio la chiave d'ingresso per la sezione dell'Epifania, per l'appunto, dove il trittico sta a indicare questo percorso anche spirituale, che dalla dimensione terrena, dove questi tre fiori simboleggiano delle figure umane, vanno poi a ergersi verso l'alto, si sollevano, si elevano e raggiungono poi dall'altra parte quella serenità tanto ambita, che viene rappresentata da questo volto sormontato dalla calla, dal fiore della purezza, della pace. Quindi ecco perché Epifania, che viene contrastato immediatamente naturalmente da fragilità, che evidenzia quella duplicità dell'individuo, per cui da una parte l'ambita serenità, dall'altra invece l'aspetto della vulnerabilità dell'individuo. Poi c'è il potere, che può essere letto in duplice modo. Da una parte c'è questa capacità dell'essere umano di controllare le menti, per cui l'uomo, no, che col suo potere in qualche modo, insomma, attraverso questo filo così sottile, riesce però nonostante ciò a controllare le menti umane. Da un'altra parte potrebbe anche essere se stesso, che si mette a nudo, e quindi mette a nudo la sua entità psicologica, anch'essa probabilmente fragile o forte. Infine abbiamo dignità, e questa praticamente simboleggia, se volessimo collegarci a ciò che stiamo vivendo attualmente, simboleggia proprio la mancanza di rispetto nei confronti dell'individuo, dell'essere umano, che molto spesso è leso nella dignità, perché la crisi, perché la crisi economica non consente all'individuo insomma di potersi esprimere, di poter essere rispettato, e quindi dignità composta nella sua postura, però frantumata perché veramente lesa, ma tenuta insieme dai fili sempre sottili che comunque la ricompongono. E quindi concludiamo ringraziando Stefania Sullo di Castelvetere sul Calore, artista irpina, e un ringraziamento dal gruppo degli artisti irpini.